Hanno l'appuntamento con la maratona degli eventi di Salerno. Cosa accadrà in questo mese? Ma accadrà quello che ogni anno, grazie all'impegno dei volontari, grazie all'impegno attivo di tutte le persone che si avvicinano alla mission di Telethon, donando quello che possono per contrastare le malattie genetiche. Anche quest'anno a Salerno abbiamo un nutrito programma di eventi sull'intero territorio, probabilmente il programma più importante degli ultimi anni. Copriamo l'intero territorio provinciale, oltre alle province storiche come quella di Battipaglia, l'area di Pellezzano, l'area di Agropoli, si aggiungono sempre nuovi territori vicini e pronti ad aiutare la missione di Telethon. Oggi aggiungiamo un messaggio nuovo dall'Io Esisto dell'anno scorso con la figura dell'ammalato al centro. Oggi abbiamo le famiglie, maratona ogni giorno, quindi la parola maratona la ritroviamo anche nel nostro slogan per non dimenticare l'impegno quotidiano delle famiglie che assistono gli ammalati. Delle problematiche. Telethon è un'opportunità di andare avanti con la ricerca e questa è la cosa importante, perché se non c'è la ricerca non c'è il progredire della medicina e quindi la speranza per questi malati. È questo che ha ribadito il presidente nazionale Querini ieri sera, ha contattato proprio in virtù della ricerca. Lui spera nella ricerca perché è solo questa che può dare speranza. Il grande cuore degli italiani si dimostra ancora una volta in questi casi, nonostante comunque la crisi economica e gli altri problemi che investono tutte le famiglie. Davanti a queste problematiche il cuore degli italiani è sempre grande, per cui abbiamo speranza che anche quest'anno si faranno carico di questo impegno. Carmen Guarino, io aggiungerei alla speranza la certezza, perché noi siamo in una fase del nostro, nel nostro paese, nella quale abbiamo bisogno di certezze e non più di speranze. Quindi ritengo che la ricerca veramente è l'ultimo baluardo. Crediamo nei giovani ricercatori, crediamo nei ricercatori italiani e crediamo nei laboratori di ricerca italiani, che sono importantissimi e fondamentali. La ricerca ha fatto passi avanti. Adesso parlavamo proprio aumento della qualità di vita delle persone ammalate grazie anche all'assistenza e alla qualità degli interventi anche tecnologici che sono molto avanzati nel nostro paese. Quindi io assolutamente mi associo alla Presidente della UILDM aggiungendo il termine certezza nella ricerca. Quindi aiutiamo la ricerca e tutti facciamo il nostro piccolo contributo. Le eccellenze che emergono dal